Buongiorno, oggi vi parleremo del più antico documento custodito nell'archivio storico comunale di Oristano e ora esposto al museo, relativo ad una sartiglia attestata nel lontano 1547 ad Oristano. La corsa si svolse verosimilmente in onore delle truppe di Carlo V d'Asburgo, re di Spagna, per la vittoria riportata a Nürnberg il 24 aprile dello stesso anno contro la Lega dei Principi Protestanti. Nel volume relativo all'amministrazione della città dell'anno 1547-1548, nei conti del clavario, ossia l'economo dell'epoca Giacomo Villesclars, si trova la nota di un pagamento a favore di Mosè Nicolau Pinna per le spese da lui sostenute per l'acquisto di un drappo nero di stoffa pregiata, ossia il premio previsto per il vincitore della sartiglia organizzata in onore di Carlo V. Dalla lettura di queste annotazioni contabili sembrerebbe che la sartiglia sia stata organizzata, come abbiamo già detto, per festeggiare le gesta dell'imperatore, impegnato in quegli anni sia contro i turchi di Solimano il Magnifico che contro i protestanti. È altresì possibile che la sartiglia di cui si parla sia precedente di qualche anno, infatti la nota di spese del documento potrebbe essere precedente al 1547. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.